Pezzi Peppe, è il fratello del mio babbo, è un poeta, ha voluto fare, dedicare a me questa poesia, e adesso la leggerà e io lo ringrazio. Dedico questa mia poesia a Ireneo Melaragni, nipote mio. In occasione della mostra pittura di Ireneo Melaragni, 11-20 maggio 96. Un saluto con grazie a tutti quanti, da parte mia per conto del pittore, con caldo invito a noi di farci avanti a scrutare ogni tela a ogni colore. Se i dipinti sono pochi o sono tanti, non cambia affatto qualità e valore. Un quadro, uno schizzetto, una figura può mostrare tutto ciò che vi è in natura. Del resto il mondo è tutta una pittura, in cielo, in terra e nell'immenso mare, che noi, per noi, dovremmo con più cura conoscere, proteggere e amare. Invece l'uomo, con la sua bravura, distruggendo vorrebbe edificare, sicché quest'uomo tanto intelligente capisce tanto e non capisce niente. Tornando a te, Ireneo, direttamente, penso che ognuno di cervello sano un po' d'orgoglio provi, giustamente, come parente, amico o paesano, augurando che tu perfettamente possa usare il pennello con la mano. Arte e salute ti conceda Dio, questo è l'augurio che ti faccio io. Certo, il tratto caratteristico di questa mostra è il fatto che i quadri siano calati in un bar di paese, in un paese dell'Alto Lazio, in un paese di pecorai, in un paese di contadini. La cosa bella che accade è che lo spazio chiuso del bar si trasforma in una frazione di secondo, in questa mescolanza di tele e oggetti d'uso, oggetti d'ogni giorno, si ritrasforma in uno spazio aperto. E Ireneo ha la capacità di rievocare un mondo che è stato in realtà cancellato nell'arco di due generazioni, senza troppo concedere in realtà a un malinteso senso dei bei tempi andati. Il lavoro di Ireneo si è sempre sviluppato in questa chiave di lettura del paesaggio dall'interno del paesaggio, però l'approdo al colore, e a un colore devo dire allo stesso tempo caldissimo e un po' spettrale, però l'approdo al colore è un dato molto recente nella sua produzione. La cosa più importante, mi pare necessario sottolineare, è questo carattere di metamorfosi della mostra. L'idea provocatoria, un po' naif, però fortemente provocatoria in un contesto sociale come questo, portare oggetti tra l'astratto e l'informale in un bar, in un ambiente di paese. Portarli tra l'altro modificando l'habitat del bar, per cui l'interno ridiventa un esterno. E questo è molto bello, non so, hai visto per esempio l'uso dei tralci, dei segmenti di tralci totalmente astratto, i veri tralci di vite segmentati e con una base di cemento. E poi i tralci pittati, pitturati a fondale. Per cui la cosa che mi ha colpito quando Ireneo mi ha parlato di quest'idea, la prima cosa che mi ha colpito è questa. Lo spazio chiuso del bar ridiventa uno spazio aperto, ridiventa qualcosa che si è perduto ormai definitivamente. E la cosa bella che mi piace sottolinearti, quella che ti dicevo prima, è proprio la capacità di Ireneo, in fondo da pittore naif, che non ha una formazione tecnica né accademica, è questa capacità, questo lavoro sul paesaggio che è diventato tutt'uno con la sua pittura. L'uso delle terre, l'uso dei materiali, l'uso di frammenti della cultura contadina e pastorale. Tutto questo portato in un paese dove in realtà non esiste un contesto di fruizione significativo, mi pare intelligentemente deflagrante. Quindi quando Ireneo mi ha proposto l'idea di una presentazione, mi ha conquistato immediatamente. Ecco, questo mi pare il riassunto così su due piedi dell'idea della mostra, dell'idea di cuore di Tufo. E ha conquistato questo calore
aggiungo proprio un'ultimissima nota, ha conquistato questo calore dei colori, è riarrivata al tufo dopo molto tempo in realtà, per cui i quadri che noi vediamo in questa mostra sono il punto d'approdo di un lavoro molto lungo, in realtà, di conquista del colore. Io non so se è giusto poter pensare di spiegare questi quadri, o perché un artista debba essere chiamato tale, o se io debba spiegare questi quadri. La cosa che credo sia importante è che l'arte nella sua comunicazione debba poter comunicare all'uomo di essere uomo, recuperare quindi quello che sono le sue origini, le sue cose, i suoi piaceri, le sue passioni. Questa mostra nasce dentro un bar, luogo comunemente identificato come punto di transito del vai, consuma e scappa. E c'è una zona, la zona iniziale, dove fa parte, diciamo, del cosiddetto contemporaneo, per cui i suoi drammi, la sua pelle che diventa metallica, il quadro Manager ne è un esempio. Per arrivare poi all'analisi vera e propria di quello che è un oggetto, l'oggetto della materia, la materia, e analizzarne l'anima, e scoprirne quello che è l'essenza, e di conseguenza ritrovare quello che è l'essenza dell'uomo, dell'individuo, nel suo viaggio del vivere. Poeti a braccio, pastori, contadini dell'Alto Lazio, della Toscana, dell'Abruzzo, qui siamo a Pianzano, è una tradizione radicata, ancora viva, anche se ormai relegata nelle generazioni più anziane, è una tradizione legata all'uso improvvisato, estemporaneo, del contenitore dell'ottava rima, che è un contenitore colto in realtà, cioè una forma diffusa a livello di letteratura alta. I poeti si contrastano in genere uno contro uno, faccia a faccia su un tema che prevede un contrasto appunto tra due figure opposte. Hanno un vincolo particolare rispetto alla tradizione alta dell'ottava, per capirci Ariosto, Tasso, Boccaccio, il vincolo della risposta di rima, cioè la rima funziona, l'ottava funziona con otto versi ciascuno, ovviamente, prevede i primi sei versi con rima alternata, A, B, A, B, A, B, e una chiusura ritmicamente molto forte con una rima baciata, CC negli schemi da manuale di testo. E
Nell'ottava culta non c'è obbligo di riprendere il pistolotto finale, il distico finale, mentre i poeti a braccio sono vincolati a riprendere sempre per la loro prima rima l'ultima rima lasciata dal poeta avversario. In genere c'è molta correttezza, per cui si evita di lasciare rime difficili o impossibili. E i contrasti funzionano in genere su temi stereotipi: la suocera e la nuora, l'acqua santa e il diavolo, l'acqua e il vino, il pastore e il contadino. Poi c'era anche una tradizione politica, una tradizione di lavoro, il padrone e il contadino. Fino a prima della Seconda Guerra Mondiale erano molto diffusi in tutte nelle nostre campagne, in tutta l'Italia centrale in sostanza. C'è stato un forte declino negli anni 50, quindi nel secondo dopoguerra, una sorta di rivitalizzazione del fenomeno un po' dappertutto con gli anni 70. E adesso però, diciamo, anagraficamente la poesia a braccio è un po' tristemente destinata a un'estinzione con gli ultimi portatori. Buonasera, buonasera a tutti. Per finita allietare questa bellissima serata, questa sera ci sarà un bel contrasto di poesia. Adesso iniziamo con il primo poeta Anchisi, che farà tre ottavi in onore di Ireneo. Anchisi. Dovrò attendere ancora la tua bravura, prima che il cielo tuo sarà compreso, che si dovrà affiaccare la tua struttura per contrastare dell'ignoranza il peso. Mentre con arti pezzi di natura hai messo dentro ad ogni quadro appeso, che si lo ascolti ci palpita il cuore in ognun di questi del proprio autore. Mentre con intelligenza ogni settore sei andato a scandagliar della natura, con la certezza di un intenditore della tua terra hai fatto la pittura. Sei entrato nello stazzo del pastore e lassù i campi ove con l'aratura il bifolchetto lo fa la maggese fino laggiù dove la katana pese. Or descriviamo l'arte del passato, una storia perenne ancor vivente, che l'uomo nel suo dir ha coltivato, così ha portato a noi presente. Lo vedi, il mondo si è modernizzato, ma se l'uomo di oggi è un poco cosciente, vede quell'arte viva che noi oggi è inutile che un'arte tu ti appoggi. Sento in quella moderna, credi all'oggi, e quella del passato alle tue scene. Quella moderna ha avuto tanti elogi, e non so se con te come conviene. Non siamo quel di ieri, m'oggi m'oggi. Non siamo più legate a tal catene.
tutti potrebbe essere anche una sorpresa all'agricoltura moderna e di più resa. Vada Irineo, il mio ringraziamento. E grazie ancora del gentile invito. Onoratissimo, con lui mi sento, qual è la sua virtù, l'ho già capito. Largo di cuore, pien di sentimento, un'opera grandiosa esso ha compito, ad invita i poeti, seppur non tanti, per vedere i colori, per vedere i dipinti suoi brillanti. Guarda un pochino, sì, quanto valore che sopra la coscienza di noi pesa il tesoro sepolto a queste ore. Di Giotto la scultura l'hai compresa, dimmi il di oggi, sì, quale scultore. E se questa mia idea non si confonda, di Raffaello guarda la Gioconda. L'arte e la poesia tanto profonda, da quando il mondo è nato, è sempre grande. Se guardi, amico, la Calliope bionda, se guardi li pittor quanto quotate, quella di oggi mica l'è seconda. Quanti ci so di grandi che affermate, di rica bui non ne parliamo, un poco che ti riscalda come il vecchio fuoco.